Bentrovati nel nostro nuovo viaggio nel tunnel della storia. La storia della Sardegna, il tunnel idealmente come un percorso di rinascita verso alla luce della conoscenza. Incontreremo quest'oggi da questo luogo della memoria l'ex stallaggio Meloni o caserma Trieste nell'omonimo viale di Cagliari delle persone che ci racconteranno delle storie a tratti incredibili, delle storie molto suggestive e delle storie molto particolari, a tratti identitarie. Il tunnel della storia e generalmente i sotterranei sono appunto come ad una radice storica. La chioma in superficie a rappresentare la vita, ma anche la roccia che sorregge la nostra città e poi nel sottosuolo quelle che furono nel tempo le vittorie dell'uomo sul tempo stesso e sulla natura, come è accaduto in un luogo molto particolare di Cagliari, nel capoluogo della Sardegna, nel quartiere di Castello, denominato anche di Casteddesusu, ovvero del castello di sopra, sotto al quale però andremo a scoprire un tunnel della storia. Un attuale locale commerciale allestito sotto ad un alto e storico palazzo, l'abbiamo già detto, nel quartiere nobile della città di Cagliari, il quartiere di Castello, e poi vedete un'ottima forma di valorizzazione di un ambiente scavato nella roccia, situato al di sotto del medesimo palazzo e chiuso, protetto da del vetro spesso, per poter rendere fruibile in modo visivo, quindi senza dover necessariamente scendere al di sotto del sotterraneo, questo monumentale ambiente scavato nella roccia. Ebbene, noi per poter accedere nello stesso, vedete, dobbiamo superare adesso questo cancelletto e quindi andare giù nel cuore della città di Cagliari e dunque nel tunnel della nostra storia. Ed eccoci, la discesa in questo ambiente sotterraneo avviene grazie ad una particolare scalinata che potete osservare è stata allestita in una parete di roccia calcarea che poi fa parte o è parte integrante di una sorta di grande piscina scavata nella roccia di questa cavità sotterranea che è stata utilizzata nel corso del tempo come sottano, secondo alcuni come stalla, secondo altre persone da stalla medievale riutilizzata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale dei rifugiati che rimasero a lungo sotto ai bombardamenti del lontano 1943. Possiamo notare sul lato sinistro anche la presenza di alcune vecchie finestre, o perlomeno quelle che parrebbero delle finestre, ed in realtà sono delle aperture situate al di sotto della strada adiacente il medesimo locale. Aperture realizzate per poter condurre l'acqua piovana in questi siti e quindi utilizzate come antiche cisterne. Notiamo che le pareti di questi ambienti sotterranei sono di roccia calcarea, quindi non costruite con della muratura, ma in verità realizzate con un apposito scavo nella roccia, sul quale poi si è sovrapposta, la possiamo vedere in queste pareti, della malta, in mezzo alla quale emerge anche la presenza di alcune vecchie mattonelle dipinte o decorate a mano. È uno dei tanti locali del quartiere Castello che è stato valorizzato, lo abbiamo appena detto, in modo visivo grazie a questa copertura. La potete osservare con delle travi metalliche, con del vetro, e quindi per consentire la valorizzazione visiva di un luogo diversamente dimenticato e sconosciuto ai più. Il luogo
luogo nel quale ci troviamo adesso, l'ex stallaggio Meloni o caserma Trieste di Cagliari, dal lontano 1800 cambiò nel corso degli anni i propri utilizzi da parte degli uomini e delle donne dell'epoca, e per l'appunto nel Novecento divenne la caserma dell'aviazione legionaria, e di lì a poco nacque la cosiddetta caserma Trieste, che è in parte oggi abbandonata. Ebbene, questo luogo della storia e della memoria ha anche accolto la storia, per l'appunto, dell'aeronautica militare. E invece, poco dopo, alla Seconda Guerra Mondiale, nel colle di San Michele, che dista qualche chilometro da questo sito, accadde un incidente sul lavoro, perché un sottufficiale della Marina Militare era impegnato in delle operazioni speciali nelle viscere della terra. Seguite attentamente questa storia. Nel tunnel della storia porteremo un altro fascio di luce per squarciare le tenebre delle viscere della terra. E rientriamo nella galleria sotterranea. Ci troviamo nel cuore di Cagliari sotterranea, nel tunnel della storia del castello di San Michele, per offrirvi delle grandi emozioni. Sul lato destro troviamo i resti di una scala con dei pioli metallici che si è da sola schiodata, causa l'incuria del tempo e dell'uomo, dalla parete di cemento. Da quella parete dovete sapere che nel lontano 1953, a guerra finita, certo non ancora dimenticata, esattamente in questo punto, mentre la galleria sotterranea presentava le pareti di roccia ed erano in corso i lavori di scavo, morì un giovane operaio di Pirri, era un sottufficiale della Marina Militare e si chiamava Teodoro Vacca. In ricordo di questo tristissimo accadimento, di questo incidente sul lavoro, gli operai di Teodoro decisero di incidere pietosamente su una parete di cemento una lapide nella quale troveremo a brevissimo una scritta: seguitemi in questo pertugio molto stretto, eccoci nelle viscere della terra di Cagliari. Guardate qua, vedete una croce. Una croce nera sulla parete di roccia, dove leggiamo: a Vacca Teodoro da Pirri una prece. 22 agosto 1953. È la lapide che ricorda la storia di Teodoro Vacca di Pirri, sottufficiale della Marina Militare, che appena 25enne morì in questo sito, lasciando una moglie e lasciando la propria figlioletta piccolissima, che mi pare avesse allora all'incirca un anno. Come abbiamo rintracciato questa storia? Grazie ad un articolo scritto da Antonello Fruttu e poi grazie ad un articolo della Nuova Sardegna del 1953, che recita di come un operaio, Teodoro Vacca, era stato trasportato dal Colle di San Michele, dalle viscere della terra del Colle di San Michele, perché per conto di una ditta, la Ferro Beton, stava realizzando per l'appunto dei lavori di scavo in questa galleria. Ogni tanto, vedete, il sottosuolo ci ricorda che quello che noi uomini andiamo a prendere a madre natura sventrando la terra, di tanto in tanto madre natura ci richiede la roccia che è stata sottratta alla stessa. Ed anche Teodoro Vacca, poveretto, morì in circostanze analoghe, si racconta, per la caduta di una traversina cascata quindi dalla parte alta. Un'altra sala, un altro saloncino, quello del capo ufficio di tutta una serie di casermette sotterranee per radiotelegrafisti, per marconisti della Marina Militare. L'uomo molto spesso, come avete visto e come nel caso dell'ex stallaggio Meloni o caserma Trieste, lascia delle tracce, delle orme del proprio passaggio e del proprio passato. Quello che nel corso delle nostre puntate cercheremo in modo sempre più approfondito di rintracciare in esclusiva per voi. Facciamo una breve pausa per la pubblicità. Abbiamo seguito
approfondito la storia del giovane Teodoro Vacca di Pirri, alla quale è stata dedicata una prece, poiché morto in quel terribile e drammatico incidente sul lavoro. E districandoci come attraverso alle radici della storia, abbiamo rintracciato non soltanto la storia di Teodoro Vacca, ma un'altra storia che lega la vita e la morte, perché esiste una donna in Sardegna, si chiama Isabella Flore, ha 94 anni ed è una maga benefica. Andremo a raggiungerla nella zona delle sponde del lago Modeo, un lago immenso, un vero e proprio bacino artificiale, che nel corso delle scorse puntate abbiamo approfondito nella storia idraulica di questo sito. Isabella è l'unica abitante del villaggio abbandonato per alcuni fantasma di Santa Chiara sul Tirso. E tenetevi forte, perché la sua sarà una storia molto speciale. A tratti inquietanti ed emblematici questi fori di proiettile presenti in uno dei tanti ingressi al vecchio villaggio di Santa Chiara sull'Omodeo, all'interno del quale in alcune case abbandonate abbiamo osservato anche dei disegni particolari, ai quali si contrappone un'immagine sacra, quella di questa bellissima Madonnina che potete osservare. Presenta i segni della devozione di tante persone che, passando in questo luogo, portano allo stesso omaggio un fiore, anche per un motivo singolare che adesso vi sveleremo. E leggiamo qua sul lato sinistro: Isabella Flore vi dà il benvenuto e lo dà a tutti coloro che vengono in pace. Questo cancello che dice venite avanti aperto, venite al secondo cancello, per il postino venire avanti, e però il cancello mi pare che sia chiuso. E allora cerchiamo di suonare. Facciamo qualche passo in avanti, richiudiamo il cancello perché stiamo entrando in casa d'altri e potrebbero, anche laddove ci fossero dei cagnolini, uscire per l'appunto gli stessi. Ebbene, vi svelo subito. Mentre stavamo approfondendo la storia del lago Omodeo, ci è stato raccontato che in questo luogo abiterebbe una maga benefica. E ancora oggi, evidentemente, la magia si protrae in Sardegna, va avanti di generazione in generazione, di secolo in secolo, di anno in anno. Qui leggiamo la casa del sole. Permesso! Beh, non c'è nessuno, non ci resta che rimetterci in viaggio e magari ritorneremo un'altra volta. Vorrà dire che non era o non è il nostro momento per incontrare nella casa del sole la signora Isabella Flore. E abbiamo deciso di ritornare dopo due giorni per poter andare a far visita alla nostra maga benefica della Sardegna, che abita tutta sola in una casa tutta sola nella vecchia città di Santa Chiara. Cioè, lei ha vissuto uno stato di coma di per coma. Almeno 5 volte. Sì, 5 o 6 volte, sì. Ma io vedevo tutto, eh. Deve vedere, e quasi io lo dico quando c'è gente, voi dovete raccontare delle cose belle, perché loro sentono, si sente tutto, io vedevo tutto. Le suore che erano lì, e io le andavo, c'era un Gesù Cristo nero, così nero che tu non ne hai idea, che avevo lasciato anche tutti i monili, tutto l'avevo lasciato. Mi credevano che avessi avuto come si chiama, per i reni. Invece, un blocco renale. Un blocco renale. E invece era, si erano aperti gli ureteri. E però quando io sono andata in coma, lei era seduta vicino al mio letto. Io ero nel letto lì. In coma lo vedevo.
Io vedevo tutto. E quella lei faceva, mi diceva, figlia mia, Anna, vedi che Anna, che io le dicevo, perché non l'ho cambiata, che così nero io. E lei mi diceva, figlia mia, vedi, digli a me, svegliati, figlia mia. Lei ha scritto, signora Isabella, questo libro che racconta la sua vita vissuta anche qui a Santa Chiara. Come è nato il primo episodio, ecco, di una sua veggenza? Ecco, l'episodio ero, perché io ero una bambina, ero malata, c'avevo il coso che ci ammazzava in quel periodo, la malaria, avevo capito. L'aveva presa qua, nel territorio di Ulatirso? No, che Ulatirso, Busachi noi. Busachi. Noi eravamo a Busachi. Io avevo 5-6 anni, non avevo mica questi, perché io lo dicevo quando vedevo le cose. E io ero una bambina e mi viene, e vediamo un signore che aveva un cane, e c'era con la mia amica poverina, e io ero bello mia, no? E quest'uomo, io sapevo che era morto, quest'omine. E aveva chiesto che io facessi dire le ricome eterne, che si ferro, gente che ha ammazzato lui la gente. Così che io, di una cosa e l'altra, non so cosa, un cane nero, e io mi ricordavo che la mamma di questi figlioli era alla disperazione. E si ricorda altri episodi? Mi ricordo tutto, puoi immaginare quanto tempo geste, puoi immaginare te. E così che ci siamo spaventate, che c'era una mia amica, ma quella è scappata via, poverina, già era malata. E allora io entro a casa e mia mamma, io le ho detto così, che avevo visto quell'uomo, prima mi ha picchiato. E allora io cosa ho fatto? E allora mamma subito mi ha fatto fare la pipì nel camino così grande. Però era in terra, capito? E ha mandato subito al vescovo ed è entrato, era meraviglioso. E come corso a venire? Loro si erano accorti che io... Ha detto, perché io devo vedere queste cose? E perché tu sei portata, bebè Leda, sei una brava persona. So che lei ha anche partecipato a delle indagini importanti per i servizi segreti. Quello sì, l'ho fatto io. E che li mandava? No, tu devi prendere quella seggiolina. Quella questa sedia? Là. Una seggiolina. Ok. E ora sta registrando, te lo lascio un attimo. Ma ti rendi? Ma non ho finito, me. Sta registrando? Sì. Cosa era? Si è bloccata la videocamera. Ti rendi conto? Sì. Ecco, che non volevano a levarti la roba da addosso. Spezzerà le... Mamma. Cosa senti adesso? No, e tu che lo devi sentire. Perché io a te ti ho toccato e ho visto quanto ne è passato. Per carità di Dio. Spezzerà l'arco, romperà le armi, getterà gli scudi nel fuoco. Restate, disse il loro riposo. Conoscete la potenza divinità, spezzerà l'arco, romperà le armi, getterà gli scudi nel fuoco, restate lì, se loro riposo riconoscete la potenza divinità che Marcello rivelerà e sarà riguardato tutta la... e lo Spirito Santo lo guiderà come ha guidato Davide in ogni donna, che sei piena di vicegerone, pulite più bene la casa, hai capito? C'hai due entrate, te vero? Sì. Che sia ben fatto, capito? Cioè, io stavo su ciò. I brividi. Brito, no, i capelli, così. Fu ad un certo punto, durante la Seconda Guerra Mondiale e tragici bombardamenti, che questo luogo, la foresta urbana di Viale Trieste a Cagliari, ma anche altri siti, decisero
grazie alla mano e all'intelletto umano, di rintanarsi nelle viscere della terra, perché i cagliaritani, al pari dei militari, crearono delle stanze segrete, dei sotterranei, insomma dei rifugi di guerra, e in quei rifugi andarono a ripararsi due allora signorine, che adesso hanno una certa età, due testimonianze viventi che andremo ad intervistare. E adesso andremo a trovare due testimoni oculari, due grandi testimonianze viventi su quel che accade nel rifugio e nella Cagliari della Seconda Guerra Mondiale. Avevo 14 anni, adesso ne ho 94. Lei ha vissuto il dramma delle bombe non soltanto a Cagliari, ma anche a Monserrato. Monserrato, sì. La notte del 28 febbraio abbiamo dovuto dormire in rifugio. Nella casa dove stavamo sono caduti 7 spezzoni, che però non hanno esploso, per fortuna. Invece hanno esploso un paio che sono caduti nel fienile, dove c'era una gallina che covava ed è morta, e poi c'erano dei buoi che sono stati feriti. Nel frattempo sono arrivate tantissime persone dei dintorni e si è riempito, questa grotta si è riempita di gente. Noi abbiamo portato da casa delle brandine per poterci riposare la notte, e così abbiamo iniziato a vivere in grotta per diversi giorni. È probabile in questo caso che la grotta fosse una grande caverna che oggi i cagliaritani chiamano la Grotta del Fico. E nella sala più profonda delle caverne sotto al viale Buoncamino incontriamo anche lei, una colonna che si eleva, che si slancia dalla base della caverna fino ad un'altezza di circa 8 metri per sorreggere la volta della caverna stessa e quindi la soprastante strada, insomma il viale Buoncamino. Eccola la colonna che ha sorretto il peso dei bombardamenti sulla città di Cagliari ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando in un angolo della medesima cavità sotterranea venne anche allestito, vedete, un gruppo di continuità per poter dare la linea elettrica, l'energia elettrica a questi ambienti e dunque l'illuminazione. Ed in questa sala incontriamo, oltre ad un muro paraschegge posizionato dinanzi all'ingresso del rifugio e che a sua volta ha occupato i resti di frequentazioni umane preesistenti, troviamo anche dei chiodi che rappresentano il rudimentale impianto elettrico, oramai caduto nel dimenticatoio, con l'oblio che ha avvolto dunque assieme alle tenebre questa testimonianza di storia e di cultura cagliaritana e sarda. Di recente, nel 2023, quest'area, l'ex caserma Trieste, l'ostellaggio Meloni, è stata riconosciuta dalla soprintendenza alle belle arti e al paesaggio come un'area di interesse culturale, ed il suo interesse risiede nella particolare morfologia di questo terreno esteso ben 17.000 metri quadrati, che ospita dei monumentali alberi di ficus attorno ai quali sono cresciute nel tempo le attività della zona, allorquando nel 1800 non vi erano delle automobili, ma soprattutto i carri trainati dai buoi, dagli asini o dai cavalli che trasportavano per l'appunto delle merci. Funzione dello stallaggio Meloni, che poi venne un poco meno quando nacque la linea ferroviaria che, antistante l'area del porto, trasportava i carri merci
sia dalla zona del Campidano verso Cagliari, viceversa, dal capoluogo della Sardegna verso, per l'appunto, le aree interne. Ma nacque anche in questo luogo, esattamente nel lontano 1936, la sede dell'aviazione legionaria che in parte inglobò e occupò molti dei vecchi locali adibiti nel passato a carri merci, dei quali restano oggi delle poche anelle di metallo alle pareti o i resti di alcuni abbeveratoi. Una storia certo molto affascinante che nel corso del tempo e della storia non soltanto approfondiremo, ma soprattutto cercheremo di capire quali saranno le migliori chiavi di valorizzazione e di fruizione storico-turistica e quasi certamente culturale di questo sito.